da 17 anni a questa parte eravamo abituati a questo quando arrivava la prima domenica di maggio. Adrenalina allo stato puro, emozioni e brividi lungo la schiena per tutti i 42 km e 195 metri che separano Barchi da Fano, tragitto della Maratona Internazionale dei Valori. E domenica sarà proprio la prima domenica di maggio e per un runner, per un amante della Colle Marathon, questa data era già segnata col pennarello rosso in calendario da tempo e quindi arrendersi al suo annullamento causa emergenza sanitaria non è stato facile. Uno sportivo si sa corre per superare i propri limiti ed è proprio quello che succederà domenica 3 maggio quando, seppur a distanza e nel rispetto di norme, decreti e limitazioni, si correrà ugualmente la Maratona dei Valori, che per l'occasione è stata ribattezzata Colle Marcovid. Nessun assembramento, nessun abbraccio, nessuno spettatore a darti il 5 al traguardo, ma una corsa in solitaria, da fare in giardino, intorno casa, lungo la propria via o magari su e giù per le scale, perché l'importante non è il luogo, l'importante è correre. È questa l'ultima trovata del comitato organizzatore che invita tutti i podisti, ovviamente nel rispetto delle norme imposte dal governo, che proprio fino a domenica 3 maggio prevedono attività fisica solo nei pressi della propria abitazione, a correre singolarmente la propria gara e inviare alla fine una foto con tanto di tempo certificato da un'app o da un GPS che sarà poi utilizzata per creare un collage fotografico. Più che una gara quindi sarà un modo per restare distanti ma vicini, tanto che ai partecipanti è data facoltà di percorrere la distanza che più preferiscono, sia essa la maratona, la mezza maratona o solo qualche chilometro. Gli unici vincoli sono quelli temporali. Si deve terminare la distanza, anche a tappe, tra le 6 e le 18, e al termine occorre postare su Facebook la foto e la prova GPS seguita dall'hashtag Colle Marcovid. Per far sembrare tutto ancora più vero, inviando una mail entro le 18 del 1 maggio all'indirizzo club@collemarathon.com, oltre a confermare la propria partecipazione, si riceverà il pettorale da stampare e attaccare sulla maglietta. Il coronavirus dunque ha scombinato i piani della Colle Marathon, ma non è riuscito a fermarla definitivamente, in attesa che nel 2021 si possa tornare ad ascoltare tutti insieme queste note, a provare le stesse emozioni e a sentire quei brividi lungo la schiena.